Ciao! Allora, noi tra poco andiamo a fare la spesa. Ovviamente non guido io, anche se sono seduta al posto della guida, ma guida nostro padre, certo. Perché io non ho la patente. Però mi sono messa qui momentaneamente perché nostro padre è con nostra mamma a casa della nonna e quindi niente. Ti sei dimenticata di una cosa, Nadia, di portarti con te? La borsetta! No, è lì! Allora, vi spiego un po' questa storia della borsetta. Perché praticamente io ho questo vizio di portarmi la borsetta ovunque. Ma mia mamma sempre. Mi ha detto che praticamente questo stesso vizio ce l'ha anche nostra nonna. Cioè, da giovane lei si portava sempre la borsa. Cioè, ma cosa ti serve? Cioè, che cosa c'è di tanto prezioso? Non lo so, niente. Ma io neanche ce l'ho la borsa. Cioè, allora, lo sapete cosa faccio? Ad esempio, sulla spiaggia, al mare, magari mi alzo, non lo so, per andare sotto l'ombrellone, mi porto la borsetta. E vado sulla sedia a sdraio, mi porto la borsetta. Mi sposto un pochino, mi porto la borsetta. Ovunque, cioè, ci manca solo che sempre la porto nell'acqua, ecco. Guarda, dentro l'acqua mi sembra un po' così. Guarda, se la trovi impermeabile... Non lo so, è una cosa che è personale, quindi voglio tenerla sempre vicino, ecco. Non lo so se anche voi avete questo vizio, ecco. Guarda, io invece con me porto sempre i doppi occhiali. Anche l'altra volta, lo sai che ho fatto? No. Tipo, al centro estetico. Allora, lo vedete che io e mia mamma andiamo insieme. Vabbè, Jenny va dopo, invece io e mia mamma andiamo insieme. Prendiamo sempre gli appuntamenti insieme. E ho fatto la stessa cosa per quanto riguarda la borsetta, sì, Jenny. Cioè, mi sono stanzette. Alzata perché dovevo andare in un'altra stanza per fare le sopracciglia e mi sono portata la borsetta. Cioè, potevo anche lasciarla lì, tanto c'era mia mamma, ma non succede nulla. Invece no, la porto sempre con me. Nati, è così, vuole la borsetta accanto. Sì, comunque oggi faremo, penso, un mini svuota spesa, proprio uno svuota spesa. Allora, magari svuota spesa qualcosa... totale no, però svuota spesa. Sì, penso che compreremo tipo, qualcosa in più. Magari quando andate, non lo so, a comprare qualcosa tipo che mi manca, non lo so, tipo facciamo l'acqua. E poi dopo al posto dell'acqua comprate tipo tante altre cose, ecco. Faremo un po' così. Vedremo, tanto in teoria dovremmo fare proprio la spesa, però vediamo dai quello vediamo, che riusciamo sì. a prendere, non lo so. Non lo so. Ah, dobbiamo ricordarci che manca il coso. Che cosa? Che mamma vuole l'olio dentro quella bottiglia particolare. Ah, vabbè, ma quello no, lo prendiamo all'Eurospin. Quello che vi dico sempre d'oliva. Che costa 10 euro praticamente. Vabbè, quello è buono però. Vabbè, allora niente Jenny, vi facciamo vedere dopo dai, sì. quando andiamo a fare la spesa e poi... La facciamo vedere direttamente a casa, Jenny, con calma. Sì, sì, con calma, perché sennò poi magari c'è musica, c'è cose dentro il supermercato, quindi no. Sì, sì. Ah, e poi dobbiamo fare ancora le docce, ecco, per questo abbiamo i capelli così in questo no, momento. No, dai, allora... Stiamo tornando dal A me piacciono, sembrano più pulite adesso e non quando li lavo. No, a me no, sono... Ma letteralmente, cioè... Indescrivibili. Io sono tentata di lasciarli così, però poi no. Li lavo lo stesso. Adesso siamo arrivati all'Eurospin. Guarda che ho fatto con la maglietta bianca, ma sono appoggiata qua. Comunque dopo andremo anche alla Coop, solo che abbiamo una busta, Jenny, quindi poi dovremo comprarle. Le compriamo tanto. Sì. Allora, ci siamo fermati nel reparto della frutta e abbiamo comprato un po' di cose. Per il momento nel carrello abbiamo messo i pomodorini, le zucchine e i peperoni. Poi abbiamo preso anche questa insalata, è scontata al 50%, poi la proverò e vi dirò com'è. Poi mia mamma si è fermata nel reparto degli snack salati e ha preso i pinoli perché dobbiamo preparare il pesto. Siamo appena tornate a casa, allora adesso iniziamo a farvi vedere le cose che abbiamo comprato all'Eurospin. Sì. Comunque all'Eurospin abbiamo speso esattamente 85,94 euro. E ha vinto anche il premio. Sì, cioè. Jenny ha vinto anche un premio perché abbiamo l'app con noi punti e poi vi farò vedere il premio. Anzi no, è qui, quindi ve lo faccio vedere adesso. È un tonico viso, sì. ecologico credo, o biologico, non ho più l'idea, comunque poi leggo le istruzioni. Vabbè, poi lo proveremo. Comunque, allora, abbiamo comprato la pasta brisè fresca. Con questa... Allora, vorremmo fare qualche dolce con questa, poi non lo so, se ci inventiamo qualcosa vi facciamo vedere. Siamo sicuri che si fanno i dolci con questa cosa? Non lo so, poi una base per la pizza, questa è buonissima. L'abbiamo già provata tante volte, però nell'ultimo periodo, non so perché, ma non la stiamo più comprando. Sì. Però è ritornata. Abbiamo preso la confezione da 10 uova. Quelle medie. Sì. Il salmone scozzese affumicato, questo era anche in offerta al 50%, quindi buono, dai. Si sente già da qua, cioè si sente da fuori proprio affumicato. Poi abbiamo preso questo formaggio che
Vabbè, non so come si chiama, è un formaggio strano, però è in No, offerta, io non lo quindi... tocco. Ma non è il pecorino, E Jenny, vabbè, ma è comunque dipende. formaggio. Vabbè, mettilo qui, Jenny, non tocca neanche questo formaggio, ok, perfetto. Poi abbiamo preso le vongole sgusciate e le Allora, queste arance. sono buonissime, solo che quando poi si Tieni. fa il sugo si squagliano. Poi, qui ci sono i gelati. Questi con il limone e lo stecco alla Questi sono in liquirizia. Ne offerta, sai? Per questo l'ho presi, abbiamo vabbè. presi due confezioni, mi sa che uno è per la nonna, forse. Non Non lo ne ho so. più pallida idea. Questi sono i gelati preferiti della nonna, La nonna quindi ama per lei li anche acquistiamo quegli altri, sempre. quelli con tipo il cedro Quali? dentro, che abbiamo fatto vedere da Ah, papà. sì, quelli sono i limonissimi, ma quelli però li compriamo alla Coop, solo che costano di più rispetto a questi, Jenny, però vabbè. Vabbè. Tipo sui 4 euro più o meno. Quelli sì. Poi abbiamo preso una confezione di Justel. Le patatine, queste a spicchi, queste sono le più Queste buone, sono comunque. buone e sono le uniche patatine surgelate che non si squagliano quando le Allora, cucini. esatto, cioè, se io devo essere sincera, preferisco più le patate, quelle normali, cioè nel sacchetto, come sapore, però queste sono buone. Di solito a me non piacciono quelle surgelate, però queste sì, Queste dai. sì, dai. Poi le cimette di rapa, che ovviamente non mancano mai, perché a Jenny facciamo la pasta. Allora, anche se è estate, le cimette di rapa non mancano Poi mai. abbiamo preso il macinato misto, tieni, Le orecchiette, come una faccio senza? confezione, vabbè, ormai lo sapete che noi congeliamo poi tutta la Sì. carne e la mangiamo durante il mese. Poi questa è la salsiccia piccante, comunque se devo essere È sincera aumentato è aumentata tantissimo. tantissimo, sì, infatti una confezione di salsiccia l'abbiamo pagata 6,24 euro ed è Ed quasi era un quella che chilo. costava di meno. Sì, però comunque è cara, cioè 7 euro una confezione di salsiccia è Sì. abbastanza cara. Poi questa è la carne I per bocconcini per fare lo fare. spezzatino Sì. praticamente, tipo la carne con i piselli, Ecco, ecco. l'ho Questa è scelta buonissima, io, l'hai scelta cioè. anche bene perché l'hai scelta senza grasso, quindi brava In Jenny. realtà erano in disputa due, però ho scelto questa. Poi i cetrioli, questi li ama Jenny Sono ovviamente, i miei preferiti. sono quelli con l'aceto. Poi mio padre ha preso il sorbetto fresco al limone, questo è già pronto da servire, era in offerta, l'ha pagato mi sembra sui Sì, 2,50 euro 2,50 più o meno. euro. E qua ha Questo è detto che è una cosa buono. buona, che ad esempio se magari viene qualcuno a casa, Ma non è offre affatto questo. qua. Ah no, Cosa? ok, niente, ho letto subito una cosa. Mi sono chiarito Ci un mio sta dubbio. comunque il sorbetto al limone Sì, adesso, guarda, sì. perché secondo me è fresco, facile da fare, cioè. Poi. Il famoso olio d'oliva, tieni, che Dentro costa 10 la nostra euro. bottiglia amata, metto qua. Ovviamente. Poi, mio padre ha preso Ma i lì, filetti di di acciughe in olio acciughe. vegetale con un peperoncino. Lui adora queste cose. Poi abbiamo comprato queste 12 pizzette che costano sui Sì, 5,50 lo più o stesso meno. discorso dell'altra volta. Le abbiamo prese per fare la colazione la mattina, quando magari non andiamo al mare, abbiamo queste per la Mettilina. colazione. Aspettate che Queste, prendo l'altra mi sa che le buccia. avevamo già prese, perché ogni tanto le mettono queste cose così, quindi. Questa è Poi, la baguette. sì. Molto croccante, devo dire. Questa ve l'ho già fatta vedere prima, era nel carrello, però ve la faccio già, cioè ve la faccio vedere anche adesso. È un'insalata pronta, ci sono anche le posate, cioè la forchetta e il coltello. Poi dentro c'è un po' di tonno, dei crosticini tipo, e il parmigiano reggiano e sotto c'è l'insalata. È buona, era anche scontata al 50%, l'abbiamo pagata 1,50 euro 1,50 euro. più o meno. Quindi l'abbiamo presa, poi la proviamo, se è buona. Io non penso di provarla, Allora, però. c'erano anche altre insalate con altre cose dentro, tipo con le mozzarelline, con il Sì. tofu, con cose abbastanza particolari. Quindi poi dovremo provarle, comunque non costano tanto. L'insalata più buona secondo me è buona quella con le Quelle con le mozzarelline, mozzarelline costavano le 2,50 euro, 3 euro, olive. quindi non costano neanche tanto. Poi abbiamo preso questa ciambella allo yogurt, non so perché, cioè avevo voglia di dolce, Che quindi ho detto, carina, questa ci prendi, piace. prendi questa ciambella, così. Poi I i pomodorini, pomodorini. sì, anzi questi non sono proprio pomodorini piccoli, Ciliegine sono, tipo. sì, quelli un po' più grandi. Ho preso questi perché erano in offerta. Ah no, sono Non pomodoro sono quelli, piccadilli. sì, Piccadilli, non so non come si sono quelli dice. piccolini. Vabbè. Poi questi, i peperoni, per fare patate e peperoni. Non so quando, però la Ovviamente quando faremo. abbiamo le patate, quelle buone del Sì. sacchetto, non queste Poi qui. mio padre ha preso le ciabatte di grano. Vabbè, anche con quelle, Jenny, che sono Sì, patate a no, vabbè, si può spicchio. fare, però dico, in In caso. tutto 5 ciabatte di grano.
Poi qui il pane va, non qui lo ci so, sono lo due cetrioli, vabbè, li lasciamo nella busta. Sì, no? Sì, lasciali qua. Poi che cosa sono queste? Queste sono le pesche, mi pesche, sa. Pesche, noci o pesca, noci, no, come vabbè, le chiamate? Le pesche, ci sono sei pesche, non so come le chiamano. Io avevo sentito le pesca, noce. Mia mamma ha preso queste noci sgusciate. Perché gliel'ho chieste io. Sono le mie preferite. Poi abbiamo preso anche questi pinoli, perché dobbiamo fare il pesto di basilico, come vi ho già detto prima. E niente, cioè, servono i pinoli, ovviamente. Sì. Quindi li abbiamo presi. Poi... questo è un pollo. Mamma mia, si sente un odore, sì, che non potete profumo, capire. Mamma mia. Un profumo, un odore, come lo potete chiamare? Poi, buona. Questi sono tipo snack salati. Li ha presi nostra mamma, vieni. Non lo so. Sono tipo dei cracker. Boh. Queste sono, vabbè, le patatine nel tubo. Anche se io preferisco quelle originali, cioè le Pringles. Cioè, sono buone anche queste, però... Allora, queste sono buone, però le Pringles hanno... quella cosa in più, quel tocco in più, ecco. Poi due confezioni di panna, perché la panna è sempre utile, la besciamella, anche se io non la mangio, però tieni la besciamella. Poi, non lo so perché abbiamo preso, usiamo, però le zucchine, non lo so, la besciamella per fare magari qualcosa, non lo so, serve, pasta, vabbè. Poi qui abbiamo preso, allora, la Fantage. Ah, ma dove l'ha preso questo? Non lo so, l'ha preso c'è nostro padre. Mi sa che all'ingrosso è andato. La devo tenere in braccio. Questi sono... e questo è tipo una specie di bitter, quelle del mio padre, tipo ginger. Dove li metto? Metti di qua. E poi vabbè, qui c'è la carta igienica. Non e adesso mancano solo le cose della coppa e poi abbiamo finito. E noi ancora dobbiamo fare anche la doccia, cioè, sì. Siamo ancora così, vabbè. Mia mamma ha comprato alla coppa questo contenitore. Questo è tipo una ciotola del gioco, vuole... Poi ha preso questi altri due contenitori per mettere il abbinati. Pesto, detto. Abbinati, giustamente, perché se non le prendi uguali lei non è mamma, Nati. Poi... ha preso questo che è il sedano. Il sedano, non è la laccia. La laccia forse in dialetto. Sì, se non si chiama sedano, però non è per noi, ma è per la vicina di casa della nonna. Cioè l'amica della nonna, praticamente, sì. Vabbè. Poi ha preso queste caramelle. Sono liquidizie, non so, così. Mi andavo di prendere liquidizie. Poi, comunque, alla Coop abbiamo speso sui 20 euro, 20 euro e 68. Vabbè. Abbiamo preso, vabbè, questi sono gli assorbenti, pieni. Poi, non lo so. I rasoi. Questi sono buonissimi, comunque. Li metto qua. Poi, ho preso due confezioni di bastoncini. Cioè, ma che carini. Io quando ce metto ne sono extra... 5 ed erano in offerta, quindi li abbiamo presi. Io ho letto extra croccanti, quindi li mangerò di sicuro. Solo perché ovviamente sono croccanti, Le altre volte non le ha mai mangiate, adesso che ha letto super croccanti, extra croccanti, non so cosa c'è scritto, le sì, vuole. Sì, perché sono buoni. Sì. Poi sì. I cornetti, che ovviamente non mancano mai, sono per la colazione. E poi abbiamo preso una novità che non abbiamo mai assaggiato, cioè questa coppa al gusto cioccolato con panna. Io ho provato sempre di questa marca, la mousse, era alla vaniglia. Ne ho presi 5, allora, l'ho presi perché erano in offerta, c'erano anche altri gusti, c'è la mousse al cioccolato, ecco, al caramello, però non lo so, l'abbiamo presi tutti. Allora, uguali, la mousse è buona, però cioè, una persona sola non se la può mangiare, almeno secondo me è troppo pesante. Sì, la mousse è pesante, poi ce n'è tanta, quindi ho preferito prendere questi che sono più piccoli. E poi qui c'è anche la panna, quindi non lo so, li proveremo e poi vi diremo come. Sì, perché come secondo sono. Me sono buoni. Ne ho presi 5. Comunque abbiamo finito di farvi vedere tutto quello che abbiamo comprato, quindi sì. Direi che possiamo salutare e andare a fare la doccia. Ciao! Ciao!